solo un buffone. Ma è la verità! Io sono un buffone! Io sto qua per divertire le persone! Uscire fuori la merda, la merda. C'era un signore che leggeva il giornale. E poi vedo una bella ragazza e mi sono seduto sulla panchina vicino a lui. E lui ha detto: guarda sta bella figliola. C'aveva due signore pazzesche. C'aveva un culo pazzesco. Mia figlia la chiamano la più bella de Prato. Allora io gli dico: ma si rende conto, signor Benson, che oggi non si distingue più una donna da un uomo, un uomo da una donna, non si distingue più nessuno, invece mia figlia, guardi, è proprio una donna. Beh, in effetti ho detto, se non c'è qualche sorpresina tra le gambe, sembra proprio una donna. Avendo una figlia così, così prosperosa, dovrebbe essere felice di esserle padre. E lui mi fa: no, non è finita, manca la parte finale. Lui mi fa: veramente io sarei la madre. Io non sono scemo. Io sono come un giullare di corte che doveva far divertire il re, e voi siete i re. E io sono il giornale che
altrui stanno per scendere per mangiare la vostra carne inquinata, la vostra carne dove il sangue arriva attraverso le vene e arriva fino al cuore. Lo pago la barca dei sordi.
taglio dalla testa, studente! Tramutato la fede, il cordone spinoso.
mundo. Ma chi sarà più grosso come sostanza? Non te lo vedi più! La Giulia sarà solo di donne! A 30 anni che te lo vedi! E una volta saranno scomate a dismisura. Figlio! E mi fa schifo la moglie che dice un sacco di stronzate!
sempre a cazzo. Almeno fatemi la raccontare, se no non la capite. Allora, stavo al cimitero. A un certo punto vedo un carro funebre. State attenti, vedo un carro funebre. E dietro questo carro funebre era seguito solo da uomini. Non c'era che una donna. Davanti a questo carro funebre c'era un uomo con un cane. Allora io non so perché, né per come, trovo il coraggio per avvicinarmi e chiedere a questo signore cosa era successo. Mi avvicino a questo signore e inconsapevolmente gli domando: ma chi è morto? No, Pappalardo non è morto. Allora lui mi dice: è morta mia moglie. Allora io che gli faccio? E chi l'ha ammazzata? E lui mi dice, rivolgendosi al cane, lui, ricordatevi che il funerale era pieno di uomini, e io gli dico, mi scusi, me lo potrebbe prestare per favore? E lui dice, mettiti in fila. Pino!
Coto. Scordata, scordata, volevo fare la pace per lei.